Benvenuti o bentornati sul mio canale in questo nuovo LL Lunedì, letto, leggendo e leggerò. Prima di iniziare però vi devo chiedere scusa per una cosa. L'altro ieri ho pubblicato il mio video Operazione Tosca in cui vi parlo dell'opera teatrale della Tosca e ho fatto un paio di errori. Allora, ho detto per tutto il tempo Scarpia, invece si dice Scarpia. Scusate. E poi il primo atto è ambientato non nella chiesa di Santa Maria della Valle, ma di Sant'Andrea della Valle. Come dice il trono, chiedo scus! A parte questo, noterete che non c'è più Sven. Ecco, se l'ha ripreso la moglie, vi ricordate quella che diceva? Gruppo di lettura si è preso il mio Sven! Veniamo a noi. Il letto. Sì, l'ho finito. La felicità del cactus. È veramente carino. Inizia con un funerale, c'è tutta l'elaborazione del lutto, è abbastanza uno shock perché pensavo fosse un libro molto allegro, però effettivamente posso dire che è un libro allegro perché il modo in cui è trattato il lutto è veramente simpatico e vi consiglio di leggerlo. Inoltre devo dire una cosa, di nuovo devo chiedere scusa perché sono una nipota ingrata. Perché mia zia me l'ha regalato ed è lei che mi rifornisce di tantissimi libri e non l'avevo detto negli ultimi LL lunedì. Grazie zia. Il leggendo è il solito e continuerà fino a fine febbraio come vi avevo detto e dai pupazzetti dovreste già capire di che cosa stiamo parlando se non avete visto l'altro video. Ovviamente è Notre Dame de Paris. Io ho iniziato questo libro sinceramente perché ho visto Julie Demare parlarne visto che ne avevano fatto il gruppo di lettura. E ho detto, ma proviamoci, anche perché lei nel suo post non ne ha parlato in modo entusiasta. E quindi ho detto, la bastian contrario quale sono, ma sì, dai, proviamoci, magari a me piace di più. Io di solito sopporto bene le descrizioni perché ho letto molti libri di Tolstoi e Dostoevsky, mi piacciono. Ma leggendo Guerra e Pace, tutte le descrizioni della guerra, dei campi, avevano molto senso, cioè ti facevano entrare bene nella situazione. Lei non è che ne avesse parlato in modo molto entusiasta e quindi ho voluto vedere se la mia posizione era uguale alla sua. Per ora sì, diciamo, perché veniamo prima ai contro e poi ai pro. Ci sono dei punti altissimi e veramente dei punti in cui uno dice... Basta! Basta! Ho finito da poco il terzo libro e il terzo libro è solo descrittivo. Nel primo capitolo fa la descrizione della cattedrale e nel secondo la descrizione della Parigi dell'epoca, dall'inizio della costruzione di Parigi fino ai suoi giorni. E inizialmente io l'avevo anche presa bene perché mi sono detta, vediamola tipo dei Sims, no? Che vedi costruire le casette mentre lui parla. Sì. Per una decina di pagine, no 36. Perché 36 pagine di descrizione? Non saranno un po' troppe? Un altro punto veramente pesante è all'inizio, perché all'inizio abbiamo la Festa dei Folli, ve ne avevo parlato, che era molto molto noiosa perché ci sono tantissimi personaggi, non capisci perché è la folla che sta parlando e ci viene presentato un personaggio che personalmente non sto sopportando proprio per niente, che si chiama Pierre, il cognome non lo so pronunciare, ed è lo scribacchino che sta mettendo in scena il mistero, lo chiamano così mistero, per intrattenere il pubblico durante la festa. E ovviamente il mistero non viene calcolato quasi per niente perché c'è la festa dei folli, quindi le persone sono lì più che altro per fare casino. E questa è la realtà. Poi arrivano i mendicanti, poi arriva il gobbo di Notre Dame, quindi è tutto un bordello perché vanno tutti a seguire Quasimodo, arriva addirittura Esmeralda e là è proprio la fine del mistero. Lui non viene pagato e quindi poi lo seguiamo perché deve trovare un giaciglio all'aperto. Qui c'è uno dei punti molto alti perché hai la descrizione che Hugo, solo Hugo, sapeva fare così bene della miseria umana e della Parigi veramente povera, quindi quello è una punta molto alta, però questo è un personaggio proprio insopportabile, è veramente difficile da tollerare, è superbo, è fastidioso, è difficile, difficile, difficile da seguire. Mi ha ricordato un po' Gatsby perché in Gatsby uno vorrebbe sapere di Gatsby e invece stiamo sempre a seguire il vicino di casa perché è lui che racconta la storia e spesso si mette al centro dell'attenzione e dà veramente fastidio.
onestamente. Che ho fatto? Sono andata su Instagram e ho chiesto a una mia amica che sapevo che l'aveva letto e addirittura riletto per sapere se sto Pierre ce lo togliamo di mezzo facile oppure no. E mi ha detto che mi ci devo abituare. Va bene. Il punto più alto ve lo dico dopo. Quello intermedio, diciamo, è la Corte dei Miracoli. Cos'è la Corte dei Miracoli? Pierre, girovagando dopo varie cose che succedono, per sbaglio entra in questa zona di Parigi piena di mendicanti, truffatori, assassini, il peggio di Parigi. E sono tipo una regione a statuto speciale. Visto che è entrato lì, gli fanno passare un guaio perché è un esterno e quindi lo vogliono giustiziare e fare altre cose. È molto particolare perché ti dà proprio l'idea di un luogo a statuto speciale. Il punto invece più alto di tutti per me fino a questo punto, e sono solo a pagina 160, è Quasimodo. Cioè, quando arrivo a Quasimodo e lo descrive nei minimi dettagli, quello è esattamente come nel cartone della Disney. È proprio lui, quindi ci sta, sono molto soddisfatta, ma manca una cosa. Quasimodo è sordo. E quando l'ho letto, sarà il periodo del mese, ma mi sono messa a piangere perché non me l'aspettavo. Effettivamente ci sta, è un campanaro, però mi è presa malissimo. Il frollo comunica con Quasimodo a gesti, quindi proprio come se avessero il loro linguaggio muto. L'ho trovato bellissimo. Cioè, siamo nel 1400 e parlano con la lingua dei segni, ovviamente per questioni di necessità, però è... mi ha fatto proprio male, non lo so perché, mi ha fatto male. Quindi per ora non so dirvi se mi piace oppure no, continuerò a leggerlo e a parlarvene negli LL lunedì. Il leggerò, che oggi diventerà leggendo insieme a Notre Dame, perché penso di iniziarlo oggi, è Zio Tungsteno, di cui vi avevo già parlato in passato. Vi ripeto, nella letteratura scientifica ho dedicato una puntata proprio a Oliver Sacks, schede, descrizione. Questo dovrebbe essere il racconto della sua infanzia, perché aveva uno zio che gli ha insegnato ad amare la chimica. Infatti lui all'università voleva prendere chimica, ma i genitori non erano d'accordo. E spero che mi piaccia, è molto lungo, quindi ho già fatto un piano di lettura. Come piace tanto a Oliver Sacks, ci sono anche una marea di annotazioni alla fine da seguire da capitolo a capitolo, come anche i risvegli in metà del libro sono le note che aggiungeva nelle varie edizioni. Bene, in descrizione vi lascio tutti i miei social e se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Nei commenti mi potete dire qual è il vostro ultimo libro letto, quale state leggendo e quale leggerete in futuro. E non mi resta che augurarvi buona lettura!